Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, qualche giorno fa con un sondaggio vi ho chiesto se volevate dei video dove io vi leggessi dei libri. Ovviamente libri sempre per bambini, perché attualmente quelli che stiamo acquistando un po' di più, anche perché leggere dei libri per adulti, diciamo, sono un po' più lunghi, quindi è un po' più complicato. Quindi delle favole, delle fiabe, qualcosa di magico per me. Io adoro questi libri, mi piacciono tantissimo. E voglio iniziare con un libro particolare che è stato creato proprio per Emma. È uno dei tanti libri, penso, che prenderemo alla bambina, perché mi piace proprio questa linea di libri, li adoro. E sono i libri di Urrà Eroi. Lei l'ha ricevuto per Natale dai nonni e dalla zia. E lo adoro. Ancora non l'ho letto perché lo volevo leggere insieme a voi. Questo è il libro, Emma e il drago. Per chi è interessato può andare sul sito urraeroi.it, se non erro. Sì, www.urraeroi.it. Il costo è un po' alto, ve lo dico già da subito, però in questi giorni ci sono molti sconti, quindi se dovete acquistare un libro io ve lo consiglio, perché io li adoro questi libri. Sono veramente belli, fatti bene, anche a livello di estetica, anche a livello di materiale, sono molto belli. E nulla, io adesso vi andrò a leggere il libro, spero che questa nuova rubrica vi piaccia, e fatemi sapere cosa ne pensate. Mi raccomando, i vostri commenti e i vostri like sono fondamentali per capire che argomenti portare sul canale. Vi mando un bacio e vi lascio alla lettura del libro. Ciao! Allora, come vi ho fatto vedere prima, questa è la copertina, Emma il drago. All'interno, nella prima pagina, troviamo la dedica: Amore nostro, ti auguriamo che nella tua vita ci sia sempre un meraviglioso arcobaleno e che ti riservi sempre solo cose belle. Ti amiamo, piccola Emma, i nonni. Poi all'interno c'è scritto: questo libro è solo per te. Ed inizia la storia. Al di là di 13 montagne, 7 fiumi e 3 mari, si trovava una città cinta da una possente muraglia. Nella città viveva una ragazza di nome Emma. Era una ragazza giocosa, allegra, spiritosa, birichina e a volte dispettosa, come tutti i ragazzi e le ragazze del mondo, ma anche piena di risorse, amichevole e di buon cuore, dagli occhi curiosi e dalla mente sveglia. La piazza principale della città era piena di macellai, fornai, commercianti, casalinghe, contadini, bambini, vasai, fabbri ed altri artigiani. Alcuni semplicemente curiosavano, mentre altri compravano, vendevano, barattavano e si scambiavano la merce tra loro. Emma era completamente assorbita dal gioco, stava cucinando una zuppa con tutti i tipi di piante che era riuscita a trovare su un focolare immaginario. Tutto d'un tratto venne dato l'allarme dalla torre di avvistamento. Drago! Gridò la guardia. Tutti si rifugiarono nelle proprie case e vi chiusero a chiave. Sbirciavano dalle fessure e dalle finestre, cercando di vedere il terribile drago che aveva spaventato l'intera città. Fuori rimase solo qualche guardia, insieme ad alcuni degli uomini più coraggiosi, armati di alabarde, asce, forconi, archi e frecce. Il frastuono delle armature che indossavano era così forte da coprire il rumore dei loro denti, che battevano per la paura. Un drago, non più grande di una carrozza, con ali piccole, un corpo tozzo e un muso largo, saliva la muraglia sputando minuscole fiamme di fuoco. Il fuoco che usciva dalle narici del drago bruciò alcuni panni stesi nel cortile di una delle case, oltre ad alcuni fiori tra cui ortensie, rose e gerani. Le guardie coraggiose andarono all'attacco, insultarono il drago, gli ordinarono di andarsene, ma questo li guardava con occhi tristi e soffiava attraverso le sue grandi narici, tutto confuso. Emma corse all'aperto e afferrò il secchio d'acqua nel quale galleggiavano fiori di tarassaco e camomilla e foglie di salvia e basilico. In fretta salì le scale della muraglia. Aspettate, non fategli del male, gridò alle guardie. Una guardia le urlò di fermarsi immediatamente, ma la piccola eroina non ci fece caso. Lentamente si avvicinò al drago, mentre le donne che osservavano la scena quasi perdevano i sensi. La divorerà, fermatela! Il drago grugnì e osservò incredulo la ragazza che si stava avvicinando. Emma lo accarezzò sul muso e gli disse: Hai sete, vero? Il drago annuì affettuosamente. Il
Il drago beve tutta l'acqua e mangiò tutte le piante nel secchio, poi alzò la testa e il suo sguardo si posò su un aquilone che volava in aria sopra di lui. Il drago sbuffò nella direzione dell'aquilone. Ehi! Esclamò Emma, perché l'aquilone era suo e temeva che il drago glielo bruciasse, lasciandogli il suo filo. Ma non successe niente, dal muso del drago non uscì alcun fuoco, nemmeno una piccola fiamma. Si scoprì invece che i draghi sputano fuoco solo quando hanno bruciore di stomaco. Le erbe che Emma aveva messo nella zuppa per gioco risolsero questo fastidioso problema. Il drago si rivolse alla sua soccorritrice e appoggiò la testa sulla spalla di Emma, che crollò a terra sotto il grande peso. La ragazza rise a squarciagola e il drago fece le fusa come un gattino, mentre la gente in piazza rimase a bocca aperta. Da quel giorno in poi Emma e il drago Brucione rimasero inseparabili e nessuno si sognò più di perseguitare i draghi, anzi, ai draghi venivano offerti secchi d'acqua con l'aggiunta di camomilla, tarassaco e salvia, come voleva la ricetta di Emma. Per fortuna smisero di sputare fuoco, giusto? Ed ecco qui, la storia è terminata. Se lo volete acquistare anche voi per i vostri piccoli, www.urraeroi.it. Io vi assicuro che la qualità è ottima e il prezzo ne vale la candela, perché è un libro veramente molto bello e scritto bene. Io vi mando un bacio, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciatemi tanti commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!